Salve a tutti amici, sono Nicron e benvenuti in questo nuovo video di Imperial Glory, il ritorno della serie abbandonata ben 4 anni fa. È ritornata con il precedente episodio e adesso per chi l'ha seguito, ragazzi, vediamo un po' dei cambiamenti che sono avvenuti. Beh, nell'episodio precedente abbiamo conquistato Hannover, abbiamo conquistato la Tripolitania e Tunisi. Adesso stavamo per conquistare pure il Marocco, ma purtroppo per via dell'annessione pacifica scattata in prossimità appunto alla mia annessione, il Marocco è diventato britannico. Come vedete la situazione, ragazzi, non è delle migliori. Abbiamo un nemico bello grande che è l'Austria, parecchio potente, che ha fatto scempio dell'impero russo. Non sappiamo se l'impero russo comunque sia grande, diciamo comprende anche gran parte dell'impero ottomano, non lo sappiamo, ancora non abbiamo quella influenza ad arrivare nei loro territori, bensì abbiamo un nemico in questa zona, il Portogallo, che ha osato invaderci e noi per ragioni prioritarie andremo subito a tappargli la bocca, quindi andremo a conquistarlo. Allora, per prima cosa, ragazzi, abbiamo bisogno di far avanzare le nostre truppe di livello, comunque rifocillare tutte le divisioni che hanno subito grandi perdite nello scontro precedente o negli scontri precedenti, perché tramite la missione Simon Bolivar riusciamo a ripristinare le file e a far livellare tutte le unità. Quindi io qua avevo iniziato una produzione elevatissima di unità, però effettivamente mi sa che l'andrò ad annullare per via appunto del calo repentino delle richieste, perché ragazzi diminuirà la popolazione e al momento i costi sono troppo elevati, è inutile avere dell'esercito immenso se poi non posso neanche sfruttarlo. Quindi cerchiamo di affondare la marina portoghese, affondiamola e con i nostri 3 eserciti cerchiamo di fare la differenza sul campo, anche perché ragazzi i nemici non stanno a guardare. Comunque ragazzi, l'impero ottomano non esiste, quindi penso che faccia parte dei territori russi. L'Austria proporta commerciale, non me ne frega niente, quindi la Russia è parecchio potente, si stanno dividendo i territori con l'Austria e mi sa che l'unica cosa necessaria da fare è una bella coalizione Francia-Russia per limitare appunto il potere austriaco e fare conquiste. Io noi cerchiamo di far rientrare le nostre truppe. Il massimo che possiamo fare è reclutare un bel po' di miliziani a basso costo in Tunisia, che praticamente non costano nulla, così anche da andare a rifocillare l'accademia in Tripolitania, ok? Riusciremo a far rientrare le nostre truppe in tempo? No, io non voglio nulla, ragazzi. Grazie, sono sazio così. Non ho bisogno di cibo, non ho bisogno di risorse. Al momento me la cavo bene già così. Anzi, cerchiamo di fare un bel po' di conquiste. Sistema medico, missione sbloccata. Benissimo. Visto che abbiamo superato le 5.000, andiamo a reclutare altre 2 unità. Manteniamo sto standard di 5.000, che è quello che serve. Del resto, quello che vorrei fare, ragazzi, sicuramente avete capito, è affondare prima il Portogallo, cercare di sopravvivere a pieno allo scontro e così poi optare appunto per per effettuare il completamento della missione.
Qui cazzo manca un bel po' di roba. Faccio qui. Dai. Altro turno, ragazzi, eh. Un altro turno, finalmente. Optiamo per la conquista di qualche territorio portoghese. I sassoni, ragazzi, che appunto all'interno della Sassonia, che stanno sfornando gente a milioni. Qui mi ritrovo un po' di arabi che vado a spostare appunto a Tunisi, visto che qui a Tripoli, scusate, che rimangano. Qui possiamo effettuare il nostro sbarco. Lo scontro di Andalusia, nemico beh debolissimo. Vuoi seguirlo? Ma sì. Abbiamo subito un bel po' di perdite. Vuoi fare con i nemici? Libera, dai, liberiamo i prigionieri. I portoghesi hanno sfornato un bel po' di unità. Le perdite ci sono state. Allora, spostiamoci verso la capitale spagnola. E il prossimo turno andiamo a depositare un po' di unità. Anche se effettivamente... Vabbè, per adesso così. Meno così costringiamo il nemico magari ad attaccarci lui. La capitale è piena. Allora, facciamo così. Lasciamo le truppe qui. Per questo turno, prossimo turno spostiamo tutti 5.000 e andiamo a reclutare qui un altro fante. Perfetto. Ok, direi che è il momento di completare la missione, ragazzi, perché qui praticamente dobbiamo essere anche pieni nuovamente. Puoi andare qua dentro e ritorno a casetta. Che dite, altre due li sforno, raga? Che direi proprio di sì, dai. Facciamo così. Tac tac. Tac. Così va bene. Prossimo turno dovremmo essere a posto. Asso non mi interessa. Ovviamente il Portogallo cerca di controllare i propri territori nazionali. Simon Bolivar, ingassa la missione. Ovviamente, ragazzi, vedete?
Le file sono state ripristinate soltanto delle unità che potevano alzarsi di livello, come vedete qui. Come vedete, nella capitale, ragazzi, abbiamo arsenali pazzeschi. Con tutte le file ripristinate. Anche gli eserciti, vedete. Purtroppo soltanto quelli nazionali, i Turnlair, sono stati aggiornati, mentre quelli dei territori conquistati non vengono considerati. Qui vedete le file ripristinate, quindi adesso il colonnello Nolanne può avere di nuovo tutte le sue unità a disposizione. Possiamo farlo rientrare volendo, anche perché io lì vorrei stilare un po' di divisioni arabe con le milizie, magari con vediamo un po' con loro, appunto. Vediamo se in Tunisia continuiamo a risparmiare da quel punto di vista. Voglio vedere la differenza tra questa caserma e l'altra. Allora, vediamo un po'. Prossimo turno, prossimo turno. O forse no, non è una questione di turno, è una questione di... No, è di turno. Prossimo turno spostiamo un po' di truppe e prendiamo quelle ricaricate. Allora, qui vediamo se possiamo riparare i nostri sloop con soldi e materie prime. E così ce l'abbiamo ottimali. Perfetto. Queste navi le mandiamo dall'altra parte, Portogallo. Ne abbiamo esattamente 7, dovremmo avere almeno 8, dovevo realizzarle un'altra, magari qui. Non bastano. 1200 unità. Cazzarola, eh. È un po' una stupidata, vabbè, mi è fatto per il gioco. Cioè, più di un per creare un bastimento ci vuole più equipaggio di un battaglione di cavalleria. Mi sembra un po' esagerato il confronto, però ci sta. I russi stanno conquistando l'Egitto. Qui mi sono ritrovato gli spagnoli, i portoghesi, ad Andalusia. Va bene, il prossimo turno sarà la vostra fine. Andiamo a verificare quello che ho detto prima. Vediamo quanto costano, 600, 650. Soltanto la milizia araba è bassissimo costo. Mentre 600, 640. Andiamo qui. Sì, uguale. Fanteria leggera di linea araba sono uguale allo stesso prezzo di quella europea. Mentre qua soltanto non so se è un bug del gioco, un errore del gioco della Tunisia, o comunque è un aspetto caratterizzante la Tunisia, che la milizia berbera costa pochissimo. Va bene, andiamo a reclutare loro, mi servono in questa zona, e andrei a puntare sugli obici da loro, mentre da loro in Tripolitania la cavalleria. Quindi dividiamo un po' i compiti inutili, costruire in quelle zone, anche perché ne farò pochissime di queste unità, mi stavo soltanto per difendermi i confini, anche perché qui sono arrivati i cosacchi con unità turche e moldave, quindi qui di certo non se la passano malì, però noi abbiamo almeno tanti colonnelli, loro ancora hanno i capitani. Allora, dicevo come prima, dobbiamo sistemare queste divisioni. Qui questo cannone singolo non mi serve, preferisco prenderne uno intero più cavalleria. Ok, ci siamo. Qui posiamo sta cavalleria, prendiamo un battaglione di granatieri spagnoli e li mandiamo qui. Qui abbiamo bisogno di obici, anche un capitano non farebbe male, quindi facciamo, anche se qui ne ho ben 3, facciamo scendere lui, qui praticamente siamo pieni,
non mi conviene al momento continuare a stilare unità, reggimenti un po' inutili, ok? Lasciamo soltanto questi al confine. Qui mi servono dei cannoni, facciamo così. Dove sono i cannoni? Qui ce n'è uno, qui non ne abbiamo, qui neanche. Allora, recuperiamo un cannone. Un cannone lo recupero da qui. Ok, da loro. Vedete, le unità ne abbiamo a bizzeffe. Eliminato. 44 vittime. Sono tutti vittime di cannoni, perché sono i cannoni che fanno tutto sto danno. Mi sposta le truppe strategicamente per evitare appunto dei contenziosi territoriali. Siete furbi, guarda caso ho perso i cannoni. Va bene, quando ci vuole per avere un po' di cannoni. Parte, ritorna qui. Mi puntano coi cannoni la fanteria leggera, quindi mi mirano e mi fanno fuori il grosso delle truppe. E nel frattempo arrivi pure te, fanno la differenza. Te dovevi prenderti un cannone, eccolo qui. Ok, mi sa il prossimo turno, ragazzi. Sono 4 navi, io non rischio di perdere ben 4 navi da questo scontro. L'Austria propone al nostro impero una coalizione contro la nazione Prussia, offrendo 2000, se rifiutiamo, vabbè, accettiamo. Ma tanto la Prussia penso che sia inutile anche affrontarla. Cosa ci guadagni dallo scontro con la Prussia? Ok. Mamma mia, ragazzi, mi sa che abbiamo perso 4 vascelli in un solo colpo. Madonna mia. Peggio della battaglia di Trafalgar, ragazzi, per i francesi. Mi sono giocato un bel po' di unità. Madonna, oh. 4 navi ho perso. Oppure quelle che avevo pure riparato, ma non hanno nulla. Allora, forse conquistandoli, forse l'unico scopo positivo è ottenere le sue riserve auree di legname che hanno accumulato fino adesso, quindi magari non è male come idea affrontarli in questo scontro. Non dovrebbe essere difficile. Magari becchiamo un bel po' di popolazione, così andiamo a rifocillare la flotta. So giocare un impero non è facile, quindi crescendo le siamo. Non lo dice,
Maledetto! Ok. Voglio un cannone. Non posso far rientrare il mio capitanino. Va bene, ci sta. Eccomi, sono arrivato. Come vedete ragazzi, i britannici hanno fatto un po' di conquiste politiche. Anche Batavia è diventato loro satellite. Mi ha schierato un bel po' di truppe al confine. Al momento magari tira fuori un altro capitano. Un altro colonnello forse mi serve utile, mi sarebbe utile. Portogallo, ragazzi, mi tiene testa a confine qui. Non vorrei subire esose perdite. Quindi, Austria e Sassonia consiglio questo momento ideale per rafforzare. Altri 2000, ok. Ci sta. Per 13.000. Ma accetto. Allora, Berlino è caduta, ragazzi. Abbiamo conquistato il territorio prussiano, però non ho guadagnato quello che pensavo, cioè tutte le risorse adesso inerenti. Quindi mi sa che io la lascio esattamente alla mercé austriaca. Interessa tantissimo questa cosa, tanto non posso annetterlo, quindi non me ne frega niente. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Comunque non ci sono state grandissime conquiste, grandissimi cambiamenti, però la situazione è quella che è, molto molto tattica. Dobbiamo stare parecchio attenti al nemico. Il nemico è parecchio forte. Siamo circondati con ben 3 blocchi: i britannici a nord, ad est con l'Austria e a sud militiamo con l'impero russo. Quindi dobbiamo stare veramente attenti. Se questo video ragazzi vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto, di seguirmi su Discord e su vari social, e ovviamente ragazzi seguitemi, se non lo siete già iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, bye bye.